Il record dell'ora è stata una corsa più parlata che pedalata. Per me non è stata molto dura questa impresa, ma è stata un'impresa difficile da preparare. Prima di tutto perché avevo contro di me, contro questa iniziativa, una quantità enorme di persone che non la pensavano così. Addirittura c'è stato qualche giornalista molto importante che ha sciupato delle pagine intere per criticare la scelta di questa operazione, e poi dopo hanno capito che avevano sbagliato, mi hanno chiesto scusa e la cosa si è risolta così. Comunque vorrei dire che intanto molti avranno notato, e approfitto dell'occasione per dirlo, io sono partito con la maglia iridata, che per quasi tutti gli sportivi, e il titolo iridato l'ho vinto poi l'anno dopo su strada, ma io quando ho fatto il record dell'ora avevo già vinto una maglia iridata nell'inseguimento, e quindi il fatto che avessi quella maglia era giustificato da questa maglia che avevo vinto. E si trattava di battere anche Thiel, e anche Thiel aveva da poco battuto Coppi, quindi era stato un record dimenticato per tanti anni, forse perché il fatto che il detentore fosse Coppi e credevano tutti che fosse un record imbattibile, ma poi anche Thiel ha preso il coraggio e ha tentato, ci ha impiegato due volte per riuscire a batterlo, e allora ho capito che se ce l'aveva fatto lui potevo farcela anch'io. Infatti io sono stato un pochino più bravo di lui, perché lui ha fatto due tentativi, io invece al primo tentativo, e ripeto, senza fare neanche tanta fatica, sono riuscito a battere i record di anche Thiel. Quindi è stato per me una gran bella impresa.